Buon pomeriggio a tutti gli amici della pallacanestro, dal Flaminio di Rimini, da Luca Del Favero. Siamo oggi in uno dei tempi della pallacanestro romagnola e non solo. Qui hanno calcato questo parquet fior fior di giocatori: Carlton Myers, Larry Middleton, che è assistente dell'attuale coach di Rimini, e tantissimi altri sportivi che campeggiano giustamente nelle pareti di questo palasport. Ma oggi siamo qui per la partita numero 10. Siamo già a un terzo del campionato. Dopo questa gara stiamo davvero andando a grandissimi passi verso la fine del girone d'andata, che sarà il 5 di gennaio. Ricordiamo che dirà quali delle due formazioni del girone C andranno a partecipare alla Final Eight di Coppa Italia. Si riposerà, ricordiamolo, nell'ultimo weekend del 2019. Ma parliamo di oggi, che è la cosa più importante. Recchieco Faenza, ospite della Rinascita Basket Rimini, è una prima volta, perché la formazione, la società anzi riminese, è nata nel 2012, è stata subito collocata in C-Gold, che ha vinto a mani basse con fior fior di giocatori che non hanno niente a che vedere con la C-Gold, molti di loro forse neanche con la B, visto il loro passato. Comunque ci torneremo dopo. E che ha la grande ambizione, e probabilmente anche di raggiungere il secondo campionato nazionale nei prossimi anni. Albergatore Pro, Rinascita Basket Rimini, che ha 10 punti in classifica. Dunque il primo confronto tra le due formazioni. Faenza, che ha però sempre vinto qui al Flaminio nei due precedenti contro i Crabs Rimini, che sono spariti la scorsa estate. Tutto è pronto per l'ingresso in campo delle due formazioni. Andiamo là a parlare meglio dei due roster, li vedremo uno ad uno. Ogni giocatore entrare in campo, poi parleremo meglio di queste due formazioni, dove ci sono tanti ex, tante situazioni interessanti. Sarà un gran bel, una gran bella pomeriggio. Ma adesso tutti a piedi per i giocatori della Recchieco Faenza: numero 3 Simon Anumba, numero 5 Michele Rubini, numero 6 Francesco Obo, numero 10 Mattia Zampa, numero 11 Nicola Calabrese, numero 13 uno dei due ex Edoardo Tiberti, numero 15 l'altro ex il capitano Giovanni Bruni, numero 18 Dimitri Kliocinic, numero 22 Giorgio Sgobba, numero 25 Matteo Petrini, numero 28 Amedeo Tiberti, allenatore Massimo Frigio, con il suo scudiero coach Claudio Agresti. Ma vediamo ora la RBR Rinascita Basket Rimini Albergatore Pro. Con il numero 0 Alessandro Bandi, con il numero 5 Nicola Bianchi, numero 6 Luca Pesaresi, numero 7 Niccolò Moffa, numero 8 Iuri Ramilli, numero 9 Alessandro Chiari, numero 10 Eugenio Rivali, numero 11 Luca Bedetti, numero 14 Francesco Bedetti, numero 15 il capitano Tommaso Rinaldi, numero 18 Giorgio Broglia, numero 35 Matteo Ambrosina, coach Massimo Bernardi, con i suoi due allenatori Simone Bruget e Larry Middleton, che ha scritto pagine importanti di pallacanestro proprio a queste latitudini. Andiamo a vedere i due arbitri, signor Michele Biondi di Trento e Adriano Acella di Corato in provincia di Bari. Già schierati i bambini delle tante giovanili che hanno aderito al progetto Rinascita Basket Rimini, stanno accompagnando in campo i giocatori. Ma ora inno nazionale, tutti in piedi per l'inno di Mameli. Thank you.
qualcuno di voi a portarle, dai, almeno 3-4. Minuti esatti all'inizio del derby tra Recco Faenza e Albergatore Pro Rimini, ma andiamo a conoscere meglio gli avversari di oggi. Dicevamo, tanti giocatori con un lungo passato, uno su tutti Tommaso Rinaldi, che ha giocato per tantissimi anni in Serie 1, viene da Iesi ed è tornato nella sua Rimini proprio per riprendere il discorso dei vecchi Krebs, di riportare in alto il basket Rimini. Poi abbiamo Eugenio Rivali, giocatore che giocava 2 anni fa in Serie A2 a Montegranaro, l'abbiamo visto anche a Ravenna. Poi abbiamo i fratelli Benedetti, Francesco e Luca. Poi abbiamo Luca Pesaresi, pure lui ex Krebs, Giorgio Broglia, Nicola Bianchi, i giovani Niccolò Moppa, davvero ce n'è tantissimo, come il giovane Matteo Ambrosini, classe 2000, ex Latina in Serie 2, che settimana scorsa ha segnato bene a 19 punti in 19 minuti a Chieti. Squadra, dicevamo, che ha cambiato pochissimo in estate, ha inserito soltanto, tra virgolette, un totem d'aria come Tommaso Rinaldi, il giovane Matteo Ambrosini, gli altri sono tutti giocatori che hanno vinto la C-Gold in finale contro il Bologna Basket. Riguarda invece l'area Kiko, soliti giocatori per coach Friso, c'è ancora Kliucnik non al meglio per il solito problema alla schiena che lo sta tormentando ormai da un bel po' di tempo. E vediamo quanto minutaggio potrà avere. Poco alla palla 2, andiamo a vedere anche un po' il calendario di Faenza, che dopo questa partita avrà 2 gare alla Pallacattani consecutive: domenica 1 dicembre alle 18 contro Fabriano, domenica 8 contro Senigallia, poi ci sarà la partita sabato 14 a Piacenza, domenica 22 in casa ancora con Giulianova, poi ci sarà la pausa, il 5 gennaio terminerà l'andata a Teramo. Faenza con, ricordiamolo, 6 punti, ne ha invece 10 la rinascita Basket Rimini, frutto di 3 vittorie casalinghe e 2 in trasferta. Dicevamo dei due ex, Giovanni Bruni, che ha vestito la maglia di ex Rimini, non RBR, la stagione 2011-2012, l'anno in cui Rimini uscì nei playoff contro Ravenna con la tripla di Amoni nel finale, mentre Edoardo Di Verdi ha giocato anche contro Faenza, tra l'altro facendo un super partitone 2 anni fa. Lo vediamo. Lo starting five di Faenza, abbiamo Bruni, Rubini, Sgobba, Zampa e Iraia Numba,
Vediamo se ha ancora tolto la maglia, sì. Dunque sgobba da 5. Al numero 5, Rubini, numero 10, Zecco, numero 15, Bruni, numero 21, sgobba. Lampa da 3. Intanto prima del match ci sarà un minuto di silenzio per ricordare Morena Mazzoni, non devo neanche dirvi chi è, ex segretaria mitica degli anni 90 della Popolare, moglie di Tommaso Tasso, il ex giocatore e nello staff tecnico dei Radio Solaris da tantissimi anni, scomparsa in settimana. Ci sembrava doveroso e logico, lasciatemelo dire, dedicargli questo minuto di silenzio. Ovviamente anche la dirigenza riminese ha accettato al volo la richiesta. Le società, quando sono dei signori, si vede anche da queste cose che non sono assolutamente piccole. Ora il minuto di silenzio ricordando la mitica Morena. Persona storica della pallacanestro fiorentina e moglie di Tommaso Tasso, ex giocatore e membro dello staff dei Raggi Solaris Firenze. Maglia bianca invece la rinascita basket Rimini con rivali in cabina di regia, poi bianchi Francesco Bedetti, Luca Bedetti e Moffa. Primo pallone nelle mani di Rimini con Francesco Bedetti, scusate. Rivali, ricordiamolo, lungo passato in Serie 2, subito difesa schierata da parte di Faenza, zampa su Rivali, va ora sgobba, 5 secondi per un tiro, bella palla sotto per Rinaldi, c'è il fallo di zampa. Vado a leggervi i quintetti, chiedo venia, Rivali, Bianchi, Moffa, Francesco Bedetti e Rinaldi. Rimessa per la rinascita basket Rimini, Rinaldi fuori per Rivali. Buona per ora la difesa di Faenza, brava a tenere gli avversari. Anumba, Rinaldi fuori per Bianchi, prende il tiro, non va, rimbalzo di scopa. Bene la lettura difensiva di Faenza, anche Klucinic si alza, applaude i suoi, nutrito pubblico di Faenza, come ormai consuetudine. Poi siamo anche vicini qui, tanto si va all'arma bianca tra Rinaldi e Zampa, sbaglia sgobba, poi l'ultimo tocco è di un giocatore di Faenza, probabilmente di Anumba, rimessa di Rimini. Buona la pressione che Zampa sta facendo su Rinaldi, due giocatori, diciamo, uno che ha una carriera alle spalle ottima e l'altro che la sta costruendo. Bianchi con la difesa di Faenza, sgobba contro Tommaso Rinaldi, fallo di sgobba. Qui invece sono fallo meno, fallo numero 22, sgobba per sgobba. E la penso un po' come coach Friso, mi è sembrato un contatto di gioco. Comunque fatto sta che sono già due falli subiti da Rinaldi. Molto del gioco si accentrerà proprio su di lui, prova la tripla, diventa un cross, è sfortunato Anumba a toccare il pallone scagliato, se così si può dire, da Moffa, perché si è preso un tiro da libero ma non bellissimo come esecuzione. Fatto sta che la rimessa è per Rimini con 9 secondi sul cronometro. Anumba bravissimo a recuperare palla con Tommaso Rinaldi, c'è fallo di Rinaldi, ce l'è per 3 Simon Anumba, 2-0 Recchico, primi due punti dopo 1 minuto e 20.
fallo dunque di Capitan Tommaso Rinaldi. Va in lunetta Simon Anulo, completa la sua opera. Terzo punto per lui, 3-0 Rechicco, 8-35. Moffa, Bianchi, grande aggressività di Faenza, Rivali prova ad entrare, Barella la sua penetrazione, Zampa spassa tutto quello che ha trovato, Bruni prova ad entrare, l'ex contro, non prova a passare però Francesco Bedetti, fuori per Zampa, c'è fallo, forse l'arbitro lasciano correre, qui ci sarebbe stato fallo un po' di due parti, Anumba va sul pallone, palla 2, mamma mia che avvio di Faenza, 2 minuti di grande pressione, non eravamo abituati nelle ultime settimane dove Faenza è sempre stata molto in balia degli avversari, soprattutto a Civitanova. Lotta davvero su ogni pallone, era quello che chiedevano, impostata dunque una partita di grande aggressività. Rimessa per Capitan Bruni, la tocca Bianchi, sarà ancora rimessa per Faenza, ricordo Faenza in campo con Bruni, Rubini, Zampa, Anumba e Sgobba, 8-0-3 alla fine, sempre 3-0, Rechicco si gira, Zampa si prende il fallo, bene, vediamo di chi, di Moffa. Due falli a testa. Segna il primo. E segna il secondo. 5-0 per l'Arechicco quando sono passati 2 minuti esatti del derby. Moffa, bello scambio con Francesco Bedetti, si gira, gran bella azione, Rinaldi per un pelo non ci arriva, Rubini con una magata recupera il pallone per Simon Anumba, 7-0, time out obbligato di Bernardi, si carica la vicenda, anche il GM Baccarini, il medico, tutti quanti vanno a gasare la squadra, che sembra una cosa da poco, ma questo avvio di partita era quello che cercavamo davvero dopo le ultime due prove opache, soprattutto a Civitanova Marche con avvii di gara brutti, perché dico brutti perché voglio bene alla squadra. Oggi bene. Molto bene, dunque 7-0 dopo 2 minuti e 21. Auto obbligato di coach Bernardi con 5 punti di Simon Anumba e 2 di uno Zampa che è davvero sul pezzo. Alza ovviamente il grido di forza Rimini. Andiamo a vedere se c'è cambiato qualcosa. No, i quintetti sono sempre quelli. Rinaldi si gira ancora. Buona la difesa di Faenza e palla recuperata. Sgobba, Anumba, Zampa. Sotto per Sgobba. Bello scarico per Rubini, arma il braccio, Rubini sbaglia. Buon tiro, buona costruzione di tiro Moffa. Rivali, scambio ancora, palla sotto per Rinaldi contro Sgobba in 2 su di lui. Primi 2 punti per Rimini. Dunque 7-2 Rechicco, 6-40 alla fine, Zampa.
9-2, sicuramente non è il canestro che avrebbe voluto vedere Bernardi subire dai suoi. Corre ai ripari, mette dentro Luca Bedetti, Francesco Bedetti ora con la palla a Numba, davvero come una sanguisuga su di lui Francesco Bedetti. Rinaldi va a prendere il rimbalzo, sto segno. Vediamo chi esce, entra Luca Bedetti, esce Moffa. Esce il numero 7 Moffa, e dal numero 11 Luca Bedetti. Sei e 10, Rubini. Bruni. Linea di fondo, bravissimo a metterci la mano Luca Bedetti, bravo anche Zampa a recuperare il pallone, a liberarsi poi dell'avversario. 4 secondi, 3 secondi, una tripla difficile, non prende neanche il canestro, non poteva fare diversamente Zampa, c'era il rischio concreto di perdere il pallone, allora ci ha provato, anche perché comunque tiri del genere sono un po' nelle sue corde. 5:40 alla fine del primo quarto, 9-4 Recchicco, ricordiamo massimo vantaggio di 9-2 di poco fa per Rimini, finora 4 punti tutti firmati da capitano Tommaso Rinaldi, scarico fuori per Bianchi, la tripla di Bianchi, 7-9. Pure lui confermato dalla squadra di Cigold, lui ha giocato, che ha vinto a Cigold lo scorso anno, lui ha giocato contro Faenza con la maglia degli Angels nel Sant'Arcangelo nel 2015-2016. Rubini fuori per Bruni, prova a passarla per Anumba, bello il piazzato di Simon, l'errore, si riprende il rimbalzo con tantissima cattiveria agonistica, sempre dunque 9-7, 4:55. Anumba sotto per Sgobba, bella palla per Zampa, c'è fallo su Zampa, mamma mia che bella via di Zampa, fallo di Rinaldi, Paobo intanto sul cubo del cambio per la Recchicco. E Zampa invece va in lunetta. Lunetta Zampa, mette il primo. E mette anche il secondo, sono 7, sono 6 anzi, esce proprio Zampa. Un 17. 6 punti, con 4 su 4 dalla lunetta, al suo posto entra Oboe. Sporca ancora i meccanismi di gioco in attacco di Rimini, Faenza toccando palla, buona lettura difensiva di una Recchicco che ha giocato fino ad ora 5 minuti e 30 Gagliardi, ne mancano 4:31 alla fine del primo quarto, ma attenzione 8 secondi invece per costruire l'azione per l'albergatore pro. Rinaldi è libero da 3, attenzione, segno con dedica al pubblico, 10-11, 7 punti di Rinaldi, meno 1 Rimini, più 1 Recchicco, 11-10 Rubini, prova a entrare, c'è un'autostrada e Rubini la percorre, allarga le braccia Francesco Bedetti, dall'altra parte sera allarga le braccia, dicevo coach
Bernardi per il canestro subito, simile anche la reazione di coach Friso. 13-12, 3:45 alla fine del primo quarto. Oboe gioca due con Rubini. Oboe prova ad entrare, bel movimento, si fa stoppare, poi c'è fallo di Oboe. Primo fallo per Oboe, terzo di squadra, 3-3 il computo dei falli. 13-12 e invece il punteggio con Arechigo, che ha trovato finora 6 punti da Zampa, 5 da Numba, 2 da Rubini, dall'altra parte 7 di Rinaldi. Francesco Benedetti attacca il canestro, lo sa fare molto bene ed è sorpasso, il primo sorpasso del match, rimette in campo Zampa. Coach Friso, Oboe, Anumba per Rubini, Bruni, Anumba segna, bravo Anumba, 15-14, poi time out questa volta di Coach Friso. Si possono subire simili canestri, ha detto, è un po' quello che è successo poco fa, il canestro di Zampa. Dunque più uno, poi bravissimo Anumba, peccato davvero. 16-15, dunque sempre più uno. Rimini, dall'altra parte c'è fallo, credo di Oboe, sì. Time out di coach Friso. La velocità di Francesco Benedetti ha fatto davvero la differenza in questo momento di gara. Dicevamo la differenza, ha trovato 6 punti, punti che poi sono serviti a Rimini per prima accorciare, poi per allungare il 16-15, ma andiamo a vedere cosa succede sugli altri campi. Ricordiamo che ieri sera Cento ha vinto di 16 a Dozzano. Cesena Senigallia 7-0 dopo 3 minuti, Giulianova Porto Sant'Elpidio 16-6 al sesto, Teramo Montegranaro 15 pari al sesto, Fabriano Piacenza big match, P1 di Piacenza alla fine del primo quarto. Chieti vince 12-7 a Civitanova. Ricordiamo che una vittoria oggi per Piacenza potrebbe essere, su Fabriano, potrebbe essere quasi decisiva per decretare i due posti per la Coppa Italia. Piacenza e Cento, sarebbe un passo avanti probabilmente decisivo a 5 giornate dalla fine. Scorna in campo, 2:38 alla fine, più uno per Rimini. Prova a entrare ancora Benedetti. Ottavo punto, ma quasi tutti simili, nel senso penetrazioni. Anumba, un po' di Actor Studios da parte dei giocatori di Rimini. Nono punto per Anumba, 18-17. Dunque meno uno Arechigo, 2:05 alla fine del primo quarto. Bianchi sotto per Benedetti. Fallo Faenza, fallo numero 10 Zampa, per Zampa il secondo fallo. Secondo fallo per Zampa, ci saranno due liberi per Benedetti. Il 57, primo riposo. Più 2, Rimini, 19-17. 20-17, un Benedetti da 10 punti.
e però risponde per le rime uno Zampa scatenato, 20-19, meno 1 Faenza, ottavo punto per Zampa. Vedetti, scarico difficile per Bianchi, è la sua posizione, sbaglia Numba, va a recuperare la palla, ma anche qui è un giocatore davvero che può fare tutto. Francesco Vedetti e Numba con una magia! Numba, 11! Mamma mia! 20-21! Davvero si prova di essere al campetto quasi! 20-21! 1-10 alla fine Bianchi. Francesco Vedetti per poco, Zampa non ruba palla anticipando rivali. Buona la difesa di Sgobba, fuori per Bianchi, si prende la tripla Bianchi, l'errore Sgobba che non ha ancora segnato ma ha catturato già preziosissimi rimbalzi. Più 3, 23-20, 44 secondi alla fine. Quando si distende l'Arechico in velocità fa paura, come fa paura questa tripla per fortuna sbagliata da Bianchi. Oboe, scarico per Bruni, 27 secondi alla fine del quarto, 13 per imbastire l'azione, Bruni prova a scaricare, Anuba libero, Simon sbaglia, poi i due saltano su Luca Vedetti che recupera palla, 15 secondi alla fine, quindi Rimini potrà avere il possesso fino alla sirena finale, ricordiamolo, 23-20 Arechico, 7 secondi rivali, Luca Vedetti, anzi Francesco scusate, Anumba, bravissimo nella linea di fondo, bravissimo anche Bruni, bravissimi tutti, finisce il primo quarto 20-23 per Faenza, molto bella questa lettura difensiva sull'ultima azione. Come atteggiamento davvero una Arechico ottima, è la squadra che volevamo tutti vedere. Andiamo a vedere 19-17, 20-17, 20-23, dunque un break finale di 0-6. Questa veloce ma anche aggressiva, molto bello davvero, molto molto bene. Verrà riproposta la collaborazione con la Lega Pallacanestro per l'iniziativa. Vediamo un attimo anche le statistiche per Faenza, 11 punti di Simon Anumba, 8 per Zampa, 2 per Oboe, 2 per Rubini, 8 pari, rimbalzi, 0 palle perse. E anche qui, è un altro dato molto importante di una squadra che ha sempre avuto problematiche nelle ultime settimane proprio con i palloni persi, una poi da parte di Rimini, niente di che, però il fatto che Faenza ne abbia zero è davvero un dato molto molto importante. Dall'altra parte 10 punti di Vedetti, 7 di Rinaldi, 3 di Bianchi. Si rientra in campo per il secondo quarto, Edoardo Tiberti entra, abbiamo Rubini, Zampa, Oboe, Anumba ed Edoardo Tiberti, dall'altra parte abbiamo rivali, Ambrosin, Moffa, Vedete. 35 Ambrosina, 11 Luna Vedetti e i due Vedetti. Francesco Vedetti, numero 53, Carlo Valenza, palla il numero 10 Zampa, per Zampa il terzo fallo personale. Faenza, terzo fallo di Zampa, questa è una brutta difesa. Entra Calabrese, rivali,
Muffa prova ad entrare, ricordiamo sempre 23-20 ovviamente. Rechico, stoppatone! Secondo me. Per me è una stoppata. Anche se però, sinceramente, mi sono concentrato più su Anumba. Per cui non ho visto bene il gesto di Tiberti. Come dico sempre in questi casi, gli arbitri sono vicini e vedono meglio di noi. Dunque, decisione che ci sta. Intanto continua Vedetti a trovare punti. 21-23. Segna anche il secondo, 22-23. Meno uno per Rimini. Rechico dunque che ha Rubini, Calabrese, Anumba, Edoardo Tiberti ed Oboe. Edoardo Tiberti, l'ex, 2 anni con Rimini. Bella palla per Calabrese, mamma mia, che bel canestro. Poi la foga, come diciamo sempre, è dovuta anche alla gioventù, lo porta a commettere un fallo assolutamente evitabile. 9 minuti e 10 alla fine, sono passati dunque 50 secondi, più 3 Rechico, 25-22, rivali fuori per Francesco Bedetti, si prende la linea di fondo, lo scarico, bellissimo rimorchio per il fratello Bedetti. Un affare di famiglia dei Bedetti, 25-24, più 1 Rechico. Rubini, oh, quasi perde palla, poi la recupera. Attenzione alla pressione di Rimini, 2 su Tiberti, va a recuperare il pallone. Bedetti senior, Luca, è stato un fattore importante, l'ha messo sulla posta. Anumba, fino in fondo, bam, Anumba! 2 punti, Rechico, 27-24. Sempre più 3. 8-10 alla fine, quasi 2 minuti sono trascorsi il secondo quarto. Ambrosin, che bel movimento corto. Ma devo dire bene anche Tiberti, perché con il corpo comunque lo ha un po' sbilanciato, non gli ha permesso sicuramente di prendere il tiro nella posizione migliore. Rubini, Ambrosin lo anticipa, il pallone esce. Ricordiamo Ambrosin classe 2000, lo scorso anno Latina era 2, ma la scorsa settimana a Chieti 19 punti in 19 minuti. Oboe, sempre più 3, Rechico 27-24, palla per Tiberti! Fallo di Rubini, quarto fallo di Faenza contro nessun fallo per Rimini. Esce Rivali, entra Pesaresi. ...7:35... Ambrosin si gira, tira, sbaglia, poi non va a Moffa a prendere il rimbalzo. Rubini prova col turbo, però è ancora Rubini. Pesaresi va su di lui. Rubini sotto per Tiberti, vediamo cosa fa Tiberti, corto, poi l'ultimo tocco è del giocatore di Rimini. 14 secondi, peccato davvero per quei falli commessi in maniera un po' ingenua. Il prossimo fallo è già bonus, Faenza. Oboe, Rubini. Il piazzato di Rubini, quarto punto, 24-31, più 7, quando sono passati 3 esatti. Francesco Bedetti sotto per Ambrosin, c'è fallo, vediamo di chi, se di Obo è il terzo. Obo, però poi il terzo
terzo fallo per Obo e come per Zampa. Entrano Bruni e Scomba, escono Anumba e Oboe, dunque Bruni, Rubini, Calabrese, Edoardo Tiberti e Sgobba. Esce Francesco Bedetti, entra Rinaldi, un po' come una partita a scacchi, entra Sgobba, entra Rinaldi, non è un caso. Ambrosin sbaglia il primo. Troviamo 31 Rechico, 24 Rimini, 6:51 mancano all'intervallo. Segna il secondo Ambrosino, il suo primo punto del match. Rubini porta palla lui. Bruni. Edoardo Tiberti per Bruni, trova una buona via di fuga, palla per Calabrese dall'altra parte, Bruni è libero, Bruni! Circolazione di palla direi da manuale, più 9. Lex è libero, sbaglia Luca Bedetti, poi sbaglia ancora e c'è nel traffico il rimbalzo di un Edoardo Tiberti che sente la partita appunto in quanto ex Rimini. Recupera palla Faenza, Rubini fuori per Calabrese, la tripla di Calabrese per poco non va, Rubini nel traffico tra maglie bianche, non si fischia nulla, non si fischia nulla sotto quel canestro. Dall'altro sono già 5 falli, va a segnare Bedetti, non capisco perché non si fischi, era solo maglie bianche, Rubini era la metà di tutti, dubito che non sia successo niente. Comunque è andato a segnare Bedetti, sesto punto, 27-34, P7 Calabrese, Bellabiglia, anzi aspetta, Edoardo Tiberti, Bellabiglia per Calabrese, anche qui Rinaldi ci mette il corpo, ci mette il corpo e sono falli questi, anche se ti chiami Tommaso Rinaldi, con tutto il rispetto. E Bedetti segna, time out in preso, ma c'erano due falli qui, va bene tutto, però sinceramente 29-34 più 5, ok l'esperienza, ok giocare con il corpo, però vabbè, andiamo a vedere cosa c'è sugli altri campi. Montegranaro vince di 2 a Teramo, Piacenza vince di 1 a Fabriano, Chieti vince di 5, di 6 anzi a Civitanova, Tigers stravincono 22 a 9 su Senigallia alla fine del primo quarto, e invece appena iniziata Iesi ancora. Un po' di numeri, 13 i punti di Anumba, 8 di Zampa, 3 di Bruni, 2 di Obue, 4 di Rubini, 2 di Piberti, 2 di Calabrese. A 3 i falli. Allora vediamo Faenza in campo con Bruni, Calabrese, Rubini, Sgobba ed Edoardo Tiberti, dall'altra parte abbiamo Rinaldi, Luca Bedetti, Pesaresi, Ambrosin e Moffa. Bruni, Edoardo Tiberti, Calabrese, Sgobba si gira, tira, segna Sgobba, primi due punti per lui. La Rechico che è stata avanti anche di 9 lunghezze senza, ricordiamolo, i punti del suo miglior realizzatore del campionato, Rinaldi sbaglia, solo maglia verdi. Da 4 a 25 di poco fa il massimo vantaggio Rechico, adesso siamo 36 a 29 con 4 e 35 da giocare all'intervallo. Bruni, Rubini, bella palla per Edoardo Tiberti, si gira, tira Tiberti, quarto punto, 29 a 38, 4 e 15. Luca Bedetti in due su di lui,
fuori per Ambrosin, Bruni, Moffa la tripla, sbaglia Ambrosin, sbaglia Edoardo Diverti, prende il rimbalzo Bruni, 3.55, anticipo di Ambrosin che chiede il tocco di sgobba, gli arbitri che vedono invece il suo come ultimo tocco, time out di Rimini con Francesco Bedetti però pronto ad entrare. Pensa che tira anche con ottime percentuali, cioè 15 su 21, anzi no, non buonissimo, cioè sì, bene il 15 su 21 da 2, ma 1 su 5 da 3 è poco. Nonostante questo ci sta mettendo oggi quel qualcosa che non compare nelle statistiche, ma che si chiama cattiveria, si chiama aggressività, si chiama rabbia, si chiama voglia di vincere, chiamatela come volete, ma è un qualcosa che oggi sta davvero spostando fino a questo momento gli equilibri. E pur se nei primi minuti la Recchico ha sorpreso Rimini, dopo Rimini non ha in pratica trovato le contromisure, tranne in quel momento con Bedetti in cui è passata a comandare. Adesso è ancora questa inerzia, questa aggressività. 3.51 alla fine, ancora 0 falli di Rimini, 5 invece della Recchico che è già da almeno un paio di minuti a bonus, 38-29. È uscito intanto Ambrosin ed è entrato Francesco Bedetti, ricordiamolo, 12 i suoi punti. Robbene, palla in mano, 10 secondi per imbastillazione, Bruni sbaglia, ottimo il taglio fuori di Rinaldi che va a recuperare il pallone, Francesco Bedetti fuori per Moffa, Francesco Bedetti riceve ancora il pallone, Rinaldi contro Edoardo Tiberti, si gira Rinaldi, segna. 9 punto, 3-1, 3-8. Rubini, Bruni, 3-15. Sgobba, gioca con il corpo, sgobba, anche qui gli arbitri lasciano correre la palla dall'altra parte per Bedetti. Prova Francesco Bedetti a recuperare palla, tocco. Edoardo Tiberti qui ha fatto vedere che la voleva davvero la palla. Recupero dunque di Faenza. Andiamo a ricapitolare un attimo. 38-31 Recchico, 2.52 alla fine del secondo quarto. 5-0 sempre i falli e per Faenza. 17 invece i secondi per costruire un'azione. Sgobba. Si gira, tira, sgobba, sbaglia, Rinaldi va a catturare il rimbalzo, bravissimo, bella palla per Bedetti. Esteticamente è un gran bel canestro, per quanto riguarda invece un allenatore come Friso o come tutti gli allenatori, è un canestro che non vorresti mai vedere subire. Comunque più 5 Recchico, 3-8-3-3, 2 minuti e 10 Pesaresi per Moffa, ci mette la mano Calabrese. Una signora tripla con l'avversario davanti, più 2 dunque Recchico, 1.48. Rubini prova ad entrare, fallo di Bedetti, primo fallo per Bedetti, primo fallo del quarto per Rimini, esce sgobba, entra Anomba, un break di 7-0. Ridendo e scherzando, Rimini ha impattato quasi, 3-8-3-6, ma ha dato comunque una buona risposta Edoardo Tiberti per Calabrese, Anumba corto, adesso Bedetti sbaglia, qui c'era fallo, qui non so come gli arbitri non abbiano potuto non fischiare un fallo su Bedetti. Anumba sotto, palla per lui, 15° punto
diciamo che più di un'occasione gli arbitri non hanno convinto, questa è una di quelle. Moffa, palla fuori, Bedetti prova la tripla. ...39-40... 50 secondi, siamo entrati da un po' nell'ultimo minuto. Robbini più un orecchieco, 40-39, Bruni prova ad entrare, Bruni fuori per Robbini che desiste nel tiro, va bene, adesso si prende il tiro, solo maglie nere, brava ancora l'orecchieco a recuperare questo pallone. 10 secondi per imbastillazione, 30 invece alla fine del primo tempo. Bruni entra, c'è fallo su di lui, eh sì, c'è fallo di Tommaso Rinaldi, eh sì, eh sì, terzo fallo. Secondi, 40-39 il recchico, rimessa a Bruni, Robbini, Anumba, Robbini, 6 secondi per imbastire l'azione, Robbini entra, un'autostrada per Michele Robbini, errore, Giberti sbaglia, Anumba a 10 secondi va a recuperare il pallone, 17 punti per lui, infrazione di passi, 39-42 esce Calabrese, minuti importanti per lui, entra Oboe, Bruni, 5 secondi, Diverti, Anumba, prova da casa sua, Anumba, quasi non la mette, quasi la mette. Finisce un grande primo tempo dell'Arechico, 39-42, ci sentiamo dopo per il secondo tempo. Riprendiamo la linea dal Flaminio, 42-39 per l'Arechico, è il parziale dunque a fine del primo tempo, 2 minuti e 55 ci separano all'inizio del secondo, andiamo a vedere cosa sta succedendo sugli altri campi. Giulianova sta vincendo all'intervallo 42-34 su Porto Sant'Elpidio, Teramo di 2 è avanti 38-36 su Montegranaro, Fabriano di un punto sta vincendo su Piacenza, qui siamo già al primo minuto del secondo tempo, Chieti vince di 11 a Civitanova Marche, Cesena vince di 21 punti, 45-24 in casa con Senigallia, Iesi avanti 22-16 su Ancona, ma qui siamo all'undicesimo, vediamo la partita iniziata alle 6 e ieri invece 100 ha centrato la nona vittoria consecutiva espugnando Ozzano. Dando un occhio alle statistiche del match non può non risaltare questi 17 punti di Simon Anumba, 8 su 11 da 2, 0 su 2 da 3, 1 su 1 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 palle recuperate, 8 di Zampa, mi è piaciuto molto, davvero mi è piaciuto molto Zampa. 3 di Bruni, 2 di Sgobba, 2 di Calabrese, che ha giocato 19, qui c'è un errore sicuramente da parte dei, da parte degli addetti alle statistiche, perché abbia giocato 19 minuti 51 Calabrese lo mette in dubbio, come che ne abbia giocati 20 Bruni, comunque vabbè, ma qui ecco ad esempio Tiberti ne ha giocati 0, comunque vabbè, Tiberti 4, Edoardo, Oboe 2, Rubini 4. Dall'altra parte abbiamo 11 punti di Bedetti Luca e 12 di Francesco Bedetti. E 9 di Tommaso Rinaldi con però 3 falli, 3 di Bianchi, 1 di Ambrosini, 3 di Moffa. Attenzione perché su, proprio sul discorso falli
Faenza ha 3 falli con Zampa e 3 con Obo. Tutto pronto, 30 secondi per il secondo tempo. Vi ricordo i prossimi appuntamenti dell'Arechicco in casa, sia domenica 1 contro Fabriano, sia domenica 8 contro Senigallia. Entrambi gli incontri si giocheranno alle 18 e intanto non posso che ringraziare le tante persone che hanno seguito la diretta del match. In questo primo tempo qui sulla nostra pagina Facebook. Il suono della sirena fa capire che è tempo di rientrare. Faenza con Bruni, Rubini, Zampa, Arumba e Sgobba. Dall'altra parte rivali i due vedetti Moffa e Rinaldi. Ricordiamo, in campo ci sono Zampa con 3 falli e Rinaldi con 3 falli personali. L'altro giocatore con 3 falli è Rinaldi. Primo possesso Arechicco, si riparte sul 42-39, più 3 Arechicco. Arechicco che ha toccato anche i 9 punti di vantaggio, 34-25. Palla recuperata ma poi ristrappata da Anumba che la passa a Rubini. Zampa ancora a Rubini, scarico per Anumba, scarico ancora per Bruni, 15 secondi, c'è tutto il tempo per imbastire il gioco senza fretta. Bruni prova ad entrare, passaggio no look per Sgobba, entra Sgobba, perde palla, peccato, peccato davvero. Tanto c'è Kliucnik in versione allenatore che incita la squadra, ancora la felpa, ricordiamolo, problemi alla schiena per lui. 40 secondi se ne sono andati del terzo quarto, sempre 42-39 per l'Arechicco. Difesa schierata da parte di Faenza, 8 secondi per imbastilazione, Rivali prova ad entrare, Rivali sbaglia e Anumba accompagna dolcissimamente il pallone sulle mani di Bruni che slalomeggia, la passa a Rubini, ancora Bruni, ma è bravissimo Rivali ad andare subito a prendere posizioni. Bruni scarica per Sgobba, ancora recupera posizione Rimini, attentissima nella lettura difensiva in queste due azioni. Zampa un'azione difficile, poi va a recuperare palla ancora Zampa che va sì, purtroppo sì, purtroppo sì, la troppa foga ha tradito Zampa in questo momento, dispiace davvero perché ha giocato una gran bella partita, però d'altronde era troppo goloso con la palla da andare a recuperare per lui, non ha pensato in quei momenti lì, è difficile, noi siamo dietro a una scrivania o in tribuna a vedere la partita, possiamo parlare in maniera più o meno lucida. Moffa sbaglia, il pallone va nelle mani di Francesco Bedetti, palla fuori dall'altro lato, bella palla sotto per Luca Bedetti, Anumba sul fallo. Fallo di Anumba, il primo fallo, bravissimo Bedetti a far saltare il suo avversario e a prendersi intanto i due punti e poi il viaggio in lunetta. Sbaglia Anumba, va a recuperare il rimbalzo, dunque rimane sempre avanti l'Arechicco 4-2-4-1, sono passati quasi 2 minuti in questo terzo quarto. Bruni, bella palla no look per Anumba, ma qui è stata un'azione incredibile perché Anumba ha provato a schiacciare ma dall'altra parte ha trovato Moffa che ha fatto un gesto atletico clamoroso, davvero sarebbe da fare un poster dei due giocatori in volo, atleticamente è stata una cosa paurosa, davvero complimenti ad entrambe. Ma Bruni sbaglia, ma Anumba non riesce a catturare dalla spazzatura il pallone e a recuperarlo, ancora Moffa
Francesco Bedetti, bella palla per Luca Bedetti, Rinaldi, rimbalzo di Sgobba. 7:40 alla fine del terzo quarto. Bruni, palla sotto, ma Rinaldi ci mette la mano. Oboe. Bruni, bravo Luca Bedetti. Esce Bruni, entra Oboe. Rinaldi, Rivali, Moffa. Francesco Bedetti, tiro difficile, buona la difesa di Faenza, Rubini, ma attenzione a Luca Bedetti, pallone per Oboe. Può distendersi adesso Faenza, Rubini chiama lo schema, non ha giustamente fretta! Non si capiscono i due, time out! Di Croce Friso. Non si sono capiti e Francesco Bedetti andato a recuperare il pallone e lesto lesto a segnare il suo punto numero 14, che ridà il vantaggio a Rimini 4-3-4-2. Anche se in questo momento una delle notizie peggiori sono i quattro falli di Zampa, un giocatore che ha davvero con il suo dinamismo fatto bene in tutto il match, peccato. Adesso ovviamente lo deve centellinare Coach Friso. 4-3-4-2, 7 minuti e 3 secondi alla fine del terzo quarto. 4-0 di break, non ha ancora segnato la Rechicco nel terzo quarto. Più uno dunque Rimini, che viaggia con i due Bedetti. Oboe. Rivali su di lui, Oboe. Fallo questo. Rubini, scarico per Anumba, per Oboe, sotto per Sgobba, fuori per Oboe, prova la tripla, Oboe sbaglia, la palla va anche dietro il canestro, poi viene recuperata, secondo me era da fischiare rimessa Rimini perché il pallone era andato dietro il canestro, così dicono anche coach Bernardi e alcuni giocatori. Comunque la palla nel mano di Rimini cambia sostanzialmente poco. Rinaldi, ottimo taglio, 11 punti per lui, 4-5-4-2, meno 3 Rechicco. Rubini, Oboe, Rubini, tripla per Rubini, mamma mia, andata bene, chiamiamo così la Rechicco, 45 pari, 5:50, intanto sta volando questo terzo quarto, parità assoluta, già 3 falli per Faenza, 0 per Rimini. Rinaldi il piazzato, sbaglia nel traffico, Oboe bravissimo poi a recuperare, palla su Bedetti, Edoardo Tiberti pronto ad entrare. Posto di Sgobba. Rubini, 5:35 alla fine del terzo quarto, Anumba, Oboe, Calabrese, Rubini, contro Rivali, bel tiro, poi vediamo di chi è il fallo, di Rinaldi, no guardate,
guardate, sinceramente non mi è sembrato, però ripeto, gli arbitri vedono meglio di noi, ma lì nel traffico io avrei lasciato correre, io sinceramente avrei lasciato correre. Quarto fallo di Rinaldi. Sinceramente, Rinaldi entra Ambrosin, come nel secondo quarto ho più volte sottolineato che tantissimi contatti evidenti non sono stati fischiati a favore della Rechico, qui secondo me non c'era fallo. Comunque, quarto fallo anche per lui, come zampa Edoardo Tiberti contro Moffa, fallo di Moffa. Secondo fallo. Numero 7, Moffa. Moffa il secondo fallo personale. Rimessa Faenza. 5-0-9 alla fine del terzo quarto. Edoardo Tiberti, calabrese, Oboe, Anumba, fallo, no, questa prima la linea di fondo, decisione corretta dunque. Morale 5 minuti e 2 secondi alla fine del terzo quarto, assolutissima parità, 45-45. Francesco Bedetti infrazione di passi di Francesco Bedetti partita che diciamo per quanto riguarda l'intensità, le emozioni non è mai calata, però diciamo che di giocate proprio bellissime, gli ultimi non ce ne sono, questo sì invece di Oboe, sfrutta il pertugio e va a mettere il suo quarto punto, il più 2 Rechico, 4-7-4-5, 4-25 alla fine, rivali per Bedetti, poi in due su di due, Francesco Bedetti segna un signor canestro, sono 16 per lui, 47 pari Rubini. Calabrese sotto per Tiberti, fallo in attacco su Ambrosini. Secondo fallo per Edoardo Tiberti, 4-2 invece il computo dei falli in questo periodo. Tanto Broglia sta scaldandosi, altro giocatore di grandissima esperienza. Rivali fuori per Ambrosini, prova a entrare Luca Bedetti, Tiberti fa tutto strabene, compreso il recupero del pallone, 47 pari, Anumba chiede il pallone ma Oboe serve giustamente Rubini, Oboe, Tiberti, era un po' difficile obiettivamente questo passaggio, Anumba sbaglia, peccato. Allora esce Rubini, entra Bruni. Bruni. Oboe. 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, Bruni la tripla sbaglia, palla nelle mani di Rivali, 3-23 alla fine, bella questa difesa di Calabrese, ma la palla viene comunque recuperata dalla Rinascita Basket Rimini, Rivali per Bedetti, palla sotto, Ambrosin non recupera, anzi sì, ma è fuori. È 12 alla fine del terzo quarto, 47-47, 8-5. Il
parziale in questo quarto. Bruni, fallo su Tiberti almeno. Dalla mimica, bello calabrese! Calabrese. Partitone, 4-7-4-9, errore Bruni. Va a recuperare il rimbalzo, 4-9-4-7, Oboe, arma il braccio! L'uomo è, ha una freddezza, è glaciale, incredibile, davvero. Fa una tripla del più 5, non ha una espressione, davvero glaciale in maniera incredibile, ma l'importante è che la metta nel cesto. 4-7-5-2, settimo punto di Oboe. A 2.37 dalla fine, più 5 Rechicco. Ricordiamo fatica, per qualche minuto la Rechicco a riprendere un attimo, diciamo, la lucidità, se vogliamo chiamarla così. Però non è che Rimini avesse fatto tanto di più, il fatto è che questa intensità, questa energia che Faenza sta mettendo oggi sin dal primo minuto sta permettendo proprio di uscire anche dai momenti difficili, con un calabrese che sta sopperendo in maniera incredibile ai problemi. Rimini e il Francesco Tedetti, il numero 5. Sono falli degli esterni. È uscito intanto Francesco Bedetti, è entrato Bianchi al suo posto. Dunque 2.27 alla fine, più 5 Rechicco, rivali calabrese su di lui, la palla viene sporcata da Calabrese, va a toccare Coach Friso, rivali alla rimessa, gioca due con Luca Bedetti, 7 secondi per imbastire un'azione, rivali Ambrosin, Bianchi fuori per Ambrosin, Bianchi attenzione perché lui ha praticamente quasi solo tiro da 3, sbaglia Bianchi, un tiro non difficile, Bruni, fallo di Ambrosin. Comunque a termini di regolamento questo può essere antisportivo per il regolamento entrato in vigore lo scorso anno, dopo qui sono interpretazioni arbitrali. Primo fallo comunque di Ambrosin, ci sta anche questa decisione, per carità, però come va adesso preso all'arbitro, al primo arbitro Biondi a parlare, dice appunto che se vogliamo guardare i cavilli questo era un antisportivo. Comunque Bruni per Calabrese, Oboe 2-0-5 alla fine del terzo quarto, più 5 Rechicco. Oboe Anumba, Oboe con Anumba, ce l'è per 3 per il signor Anumba che ne mette 19. 19. Sostituzione. Esce Rivali, entra Pesarese. Va Anumba, fallo commesso da Rivali, ventello per Anumba, più 8 Rechicco che si sta scoprendo anche un ottimo realizzatore qui a Faenza, ricordiamo che è arrivato più vola intanto Ambrosin fuori dal campo. Bruni 1.30 alla fine di 8 Rechicco, 5-5-4-7 Bruni, Oboe linea di fondo, scarico un po' ottimo per Anumba,
bravissima prova la difesa di Rimini a capire tutto, Luca Bedetti, Bruni su di lui, bravissimi tutti, anche la difesa di Faenza. Ma cosa sta facendo Faenza? Moffa prova, ancora l'errore, è un rimbalzo bellissimo di Faenza, quasi commovente la voglia di vincere che ci sta mettendo l'Arechico in questa partita. Bruni fuori per Robo, arma il braccio, Francesco sbaglia ma c'è Edoardo Tiberti con i suoi tentacoli dell'ex di turno che la mette nel cesto. 4-7, 5-7, massimo vantaggio Arechico a 40 secondi dalla fine del terzo quarto. 5-7, 4-7, triple errore Bruni, la calamita nelle mani del capitano, recupera questo pallone, 27 secondi, 26, 15 invece per imbastire l'azione per l'Arechico. Rivali e Rinaldi pronti ad entrare, 8 secondi, Bruni prova la tripla, Bruni esplode, la curva faentina più 13, 4-7-60, 5 secondi alla fine, Pesaresi fuori per Bianchi, la tripla con la tabellata, si arrabbia coach Friso, 50-60, però diciamo che visto anche quella di poco fa di Rubini, diciamo che ci può stare, facciamo la parità, 50-60, comunque più 10 Arechico, va bene così. Ecco, piuttosto dispiace aver subito il all'ultimo secondo, questo sì. A Porto Sant'Elpidio, nella prossima partita, domenica 1 dicembre a Porto Sant'Elpidio. Dunque 60-50 per un ottimo Arechico che nel finale ha piazzato un ottimo break. Andiamo un po' a vedere, l'avamo sì 47 pari, un break di 13-0 con questa tripla finale di Bianchi, giocatore ricordiamo che è una sorta di cecchino perché lui, vediamo a vedere un po' i numeri, 2 su 6 da 3, lui pratica, tira quasi esclusivamente da 3, è un'arma, giustamente la sfrutta coach Bernardi, fa stra bene, lo fa bene, e dunque bisogna stare molto attenti. Adesso ci ha messo anche la tabellata, 50-60, si riparte con l'Arechico sopra 13 punti. Allora, Bruni, Calabrese, Oboe, Edoardo Tiberti, Anumba dall'altra parte, butta dentro l'artiglieria pesante, giustamente con Bernardi, mette Rinaldi anche se ha fatto falli. Poi ci sono i rivali, poi ci sono i fratelli, no, ci sono Bedetti, scusate, Francesco Bedetti, c'è Pesaresi e c'è Moffa. E c'è sempre Broglia che si sta riscaldando per garantire quei minuti di qualità che il giocatore della sua esperienza può dare in partite delicate come quella odierna. Dunque 60-50 più 10 Arechico, si decide tutto negli ultimi 10 minuti, Pesaresi da 3 non si lascia libero, poi va Anumba a recuperare il pallone, palla nelle mani di Bruni, Pesaresi su di lui, prova palla, spalla a spalla, Bruni! 50-62, più 12 Arechico. Rinaldi, Edoardo Tiberti su di lui, Francesco Bedetti, Oboe, quarto fallo, sì. Quarto fallo. Va Rubini. Dunque, i giocatori con quattro falli sono Zampa e Oboe per Arechico, Rinaldi per Rimini.
si torna a giocare, 40 secondi sono passati di questo terzo quarto, rivali fuori per Pesaresi, ci mette la mano Bruni, sotto per Rinaldi, contro Anumba, scarico per Francesco Bedetti, la tripla, la sbaglia, Anumba! Anticipa Rinaldi e recupera palla, che ovviamente Rinaldi adesso ha anche un po' paura ad andare a rimbalzo, nel senso che ha quattro falle. Bruni si incolosisce, sbaglia, ma poi c'è il rimbalzissimo di Calabrese, tiro difficile, palo, per usare un termine calcistico, ma va benissimo così. Calabrese giocando una stupenda partita, due punti di Bedetti, sarebbe stato comunque buono per il tocco di Edoardo Di Verdi. 1:20 trascorso nell'ultimo periodo, sempre più 10 Rechico, 6-2, 5-2. Edoardo Tiberti si prende, tiro, sbaglia! Sfortunatissimo, sfortunatissimo, la palla gli dice di no, Bruni commette fallo su rivali. È il secondo del capitano della Rechico, ma davvero incredibile. Sfortuna, semplicemente sfortuna, è entrata in una frullatore la palla. Rivali, Pesaresi, gioco a due tra Rinaldi e Moffa, poi c'è una grande sontuosa difesa di Faenza, Rubini prova a scaricare sotto per Calabrese che si inventa il sesto punto. Calabrese, partita incredibile oggi, ha sopperito ai problemi falli degli esterni in maniera incredibile, inventandosi dei canestri davvero ottimi. Rinaldi si gira a tiro, 13, 5-4, 6-4, Bruni, 7-40 alla fine del derby, si alza ovviamente il tifo di Rimini. Edoardo Tiberti, Rubini, prova ad entrare il piazzato di Michele, nono punto, 5-4, 6-6, ancora più 12 Rechico, rivali, Rinaldi stoppato da Tiberti, poi la palla finisce nelle mani di Bedetti, 20 punti Francesco Bedetti, 5-6, 6-6, Calabrese ancora, poi il tocco di Tiberti che non va dentro, attenzione adesso, non mettiamola però troppo nella bagarre, non mettiamola troppo nella bagarre, Moffa, attenzione, fa bene costruito a chiamare time out, attenzione. Sei, 6-5-8, mini break di 4-0. A 6:52 dalla fine. 38-24 i rimbalzi per la Rechico, 14 rimbalzi in più. Ovviamente sono anche questi un fattore. Altro dato che mi piace molto sottolineare, è il 6-6 liberi. Si alza l'urlo dei tifosi faentini. Dunque 6-52, 6-6, 5-8. Per la Rechico è entrato Zampa al posto di Calabrese. Dall'altra parte non ci sono modifiche nel quintetto, che ricordiamo a rivali. Pesaresi, Moffa, recupera palla Moffa. Super 6-0 di break. Quello che non deve fare è quello che non deve fare Faenza, Rubini, Zampa, no,
fa in attacco di Zampa, quinto fallo. Peccato. 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 Entra Sgobba. Sgobba, Tiberti, Anomba, Brone, Robbini. Pesaresi più 6, Rechicco 6-6, 6-0, 6-17 alla fine, non commettiamo l'errore di prestare il fianco a Rimini, Pesaresi, errore, Tiberti, rimbalzo, perché Rimini è squadra che si accende in un amen, è squadra di break, lo ha detto in settimana coach Preso, Bruni, Anomba, anticipato ancora da Moffa. Però ha pestato la riga Moffa, Tiberti va a recuperare palla, secondo noi ha pestato la riga, comunque la palla l'ha recuperata Faenza. Anomba, palla sotto per Tiberti, fallo su Tiberti. Pesaresi, liberi per Tiberti. Segna il primo Tiberti con l'aiuto del ferro. 60-67. Perché riconosci i ferri del Flaminio, Edoardo? 60-68. 2-2. Ottavo punto, più 8. Rechicco, 6-8. 65-25, si gira Rinaldi, sbaglia Sgobba, prende il rimbalzo, 5-20 alla fine, Rubini, prova la tripla, Rubini sbaglia, peccato, era buono, era un buon tiro, era ben costruito, non è andato dentro, rivali, Vedetti, segna. Francesco Vedetti, 23. Sei 3, 6, 8, 4 e 45, più 5 Rechicco, finale di gara scoppiettante. Tiberti prova la tripla, sbaglia, Sgobba nel traffico, la palla è per la Rechicco. ...4.33 alla fine, più 5 Faenza. Bruni. Rubini. 10 secondi. Fallo su di lui, vediamo di chi. Forse di rivali, sì. Sgobba, sempre 6-8, 6-3, 4-20 alla fine, più 5 Rechicco, Bruni prova ad entrare, scarico per Tiberti che forse commette anche infrazione di passi, forse c'è anche infrazione di passi di Edoardo, però la palla non è entrata, dunque Rivali va a recuperare, 4 minuti e 5 alla fine, Pesaresi sotto per Rinaldi contro Tiberti, Rinaldi ruba palla a Tiberti, poi c'è forse, adesso non ho visto bene dalla mia posizione, sembrava un tocco di Rinaldi ma era troppo palese, probabilmente, anzi passaggio no look per Anomba, sbaglia, va Tibertone nel traffico, 10 ex. A
45. Tanto 63, Faenza attentissima in questi secondi tiri. Andiamo a vedere cosa c'è negli altri campi. Allora, Fabriano Pusei su Piacenza al 38esimo, Chieti più 1 a Civitanova al 33esimo, Cesena sta stravincendo con Senigallia 77-53 al 33esimo. Altro vantaggio anche per Giulianova su Porto Sant'Elpidio 67-49, Teramo Montegranaro 6-3-5-6 e poi c'è Ancona che vince di 10 a Iesi al 21esimo, però perché ricordiamo partita iniziata alle 6:30. Allora Faenza già in campo, Bruni, Rubini, Sgobba, Numba, Edoardo Tiberti, dall'altra parte abbiamo Francesco Bedetti, Pesaresi, Rivali, Rinaldi e Moffa, no, scusate, Moffa, sì. Spaventoso Moffa, un paio, forse anche di più, in due o tre circostanze. 3-38, Rinaldi non prende la maniglia, recupera palla Faenza con Rubini, è un possesso importante, Anumba! Ci sono però due liberi. Secondo fallo di Pesaresi. Va Simon, mette il primo Simon, 21. Sbaglia il secondo, ma va bene anche così, più 8 a 3:30 dalla fine. Francesco Bedetti, palla sotto, Tiberti, anticipa Rinaldi, Anumba, prova palla per Sgobba! Due punti d'oro e si torna sul più 10. Più 10, Francesco Bedetti, prova a entrare Rinaldi, con difficoltà, se ne è un fallo più canestro. Canestro buono, fallo da 13 Tiberti. Tiberti. Uno aggiuntivo per Tiberti, è il secondo. Sostituzione di Guerra, entra Luca Bedetti, esce Pesaresi. Rinaldi Lonetto 16, più 7, fallo di Moffa, 7 Moffa terzo fallo personale, rimessa va bonus Rimini, Faenza invece al prossimo 2:55. Bruni, Rubine, Bruni, Anumba, Sgobba, Bruni, sotto per Tiberti, peccato, era una bella azione, applaude anche Friso, peccato, 2:33 alla fine, sempre più 7 Recchico, Luca Bedetti contro Edoardo Tiberti, scarico per Rivali, Francesco Bedetti, Rinaldi contro Sgobba, Sgobba va a recuperare palla, adesso ovviamente Rinaldi cerca ogni tipo di contatto, giustamente avendo un'esperienza incredibile, Anumba prova a prendersi la linea di fondo, scarico per Sgobba, Sgobba prova la tripla, Giorgio Sgobba non va, la palla nelle mani di Rivali, Moffa, ancora Rivali, la tripla di Rivali, sbaglia Anumba, 11 rimbalzi per Simon Anumba, 1:55 alla fine, 1:55 alla fine, palla Faenza, time out Rimini,
Intanto ringraziamo le tante persone che stanno assistendo alla partita qui su Facebook, è un servizio che noi diamo sempre ai nostri tifosi. Facebook o YouTube, voi sapete che sono 3 anni e mezzo che abbiamo sempre la... che vogliamo sempre dare le partite in trasferta sui nostri canali. Comunichiamo poi in settimana quale dei due trasmetteremo. Come ringraziamo i tifosi di Faenza che sono eccezionali, sono eccezionali. Possiamo votare anche in giornata, basta andare sulla pagina Instagram RBL. Dunque, facciamo un po' il punto della situazione. 7-3, 6-6, più 7 Rechico, 1-52 alla fine e 16 secondi per imbastire l'azione per Faenza. Faenza con Bruni, Anomba, Edoardo Tiberti, Rubini, Sgoba, dall'altra parte abbiamo Rivali, due vedetti, Rinaldi e Moffa. Bruni, 1,50, Anomba. Bruni, Anomba, desiste della tripla, scarico per Sgoba, prova la tripla Sgoba, difficile. Poi nel traffico Anomba va all'arma bianca con Luca Bedetti, commette fallo. 1,34 più 7 Rechico. Luca Bedetti, Moffa sbaglia, Anomba, ennesimo rimbalzo. Bruni, Rubini, 1,15, importante ovviamente il cronometro, importantissimo, 70 secondi alla fine, più 7 Rechico, 10 invece per imbastire un'azione, Capitan Bruni un po' corto, va nelle mani di Rinaldi. Ultimo minuto, più 7 sempre Rechico, 7-3-6-6, Bedetti dall'altra parte, sotto per Rinaldi, attenzione, Moffa, Francesco Bedetti, buona la difesa, difesa, Anomba, la recupera, passano altri secondi, Rivali, Tiberti davanti a lui, sbaglia ancora, il ribasso di Sgoba, 39 secondi, c'è un traguardo con scritto arrivo vicino a 32 secondi, ma non diciamo niente, 30 secondi più 7, ricordo che la Rechico al Flaminio ha sempre vinto nei due precedenti, 23 secondi più 7, Faenza, Bruni sotto per Tiberti, sbaglia ancora, ex! 6-6-7-5, 16 alla fine. Poi una cosa che non ha né arte né parte, finisce sul fondo, 11 alla fine, Faenza, lo possiamo dire, lo possiamo dire, vince con un'autorità incredibile qui a Rimini. 7-5, 6-6 più 9, Bruni fuori per Rubini, la tripla di Capitano Rubini, finisce 6-6, 7-8, una grandissima Rechico, non una grandissima, una grande, una grandissima Rechico, una grandissima Rechico, mamma mia, da Rimini è tutto, da Luca Del Favero è tutto, alla prossima gara della Rechico. Grazie.